Cari amici, benvenuti. Oggi abbiamo il piacere di ospitare ancora una volta, ma soprattutto dopo che è stato insignito del Davide di Donatello, Nico Bonomolo. Nico, complimentissimi. Grazie. Complimentissimi. Ti ringraziamo anche di aver mantenuto questa tua umiltà di, dopo essere stato presente su Rai 1, ritorni sul Pungolo, e di questo veramente te ne siamo grati. Ancora grandi, tanti, tantissimi complimenti. Grazie, siamo felici per te. Grazie di cuore. Hai metabolizzato questo momento? Ma ancora no, sembra una fesseria, ma sono stanchissimo. Si vede anche dal volto. Sì, perché c'è una tensione emotiva che certamente, insomma, stanca. Ecco, tu quando sei stato presente prima qui al Pungolo dicevi che non sapevi se potevi anche intervenire e dire qualche parola, invece è come se sei intervenuto. Sì. Hai parlato, hai ringraziato, ti abbiamo applaudito mentre dalla sala incedevi verso il palco. No, è stato bello ricevere proprio questa marea di affetto, forse perché la gente, insomma, che mi conosce sa che è stato un percorso molto travagliato il mio, che nasce solo 13 anni fa, quindi insomma quindi hanno visto, insomma, che c'è stata questa perseveranza, questa, lo adito a questa cosa di qua. Poi certo vedersi in quel contesto, e devo dire che la presidente di Davide, Piera Tassis, che si scontra con i tempi televisivi, perché loro hanno una forbice molto ristretta, invece ha dato spazio anche a chi come me aveva già ricevuto prima il premio. Ecco, abbiamo aspettato fino a mezzanotte meno 5, però ne basta la pena. E dillo a me, però la condanza è incredibile. Ecco, quanto è stato bello essere presente lì in sala con tanti grandissimi, insomma, sì, ma allora, come succede nei sogni, si ha la sensazione di che non stia succedendo. Sia il Quirinale che la serata. Ecco, sei anche rappresentato della Puglia. Sì, sì, che la serata a Cinecittà, dove ti giri, ti passa accanto Toni Servillo, poi viene Marco Bellocchio, insomma, stai un po' la Ranieri, ci per solo alcuni, stai un po', dici, ma. Ecco, cosa ti dicevano questi grandi personaggi del cinema? Insomma, ti hanno individuato anche, no? Vabbè, sì, al Quirinale, quando, anche se non è stato ripreso, perché là le telecamere erano messe in maniera tale che non fossi mai ripreso, perché avevano proprio degli spazi molto ristretti. Uh-huh. Quando, insomma, hanno annunciato che avevo vinto il Davide al Corto, si sono, insomma, girati verso di me per complimentarsi, poi durante la serata, addirittura dopo, ma per esempio Silvio Orlando è venuto a stringermi la mano, o lo stesso Toni Servillo, il regista di Aria Ferma, insomma, Miriam Leone, insomma, tutti i personaggi che erano lì e che, insomma, si sono avvicinati. Ma dico, perché, insomma, trovarsi là poi alla fine sono persone, cioè, normali, anche se hanno loro. Sì. Invece con Peppuccio, con Tornatore, come è stato, insomma? Ma quella per me è stata una cosa particolarmente emozionante, perché per me è stato sempre il punto, come per tutti, insomma, i resi di quella generazione e anche delle successive generazioni, perché lui continua a essere un grande maestro, continua a sfornare capolavori uno dopo l'altro. Qualcuno ha detto il grande e il piccolo. anche se così piccolo non sono, ma no, ma in realtà, cioè, per me è stata una cosa proprio fortemente, forse la cosa più emozionante di tutte, perché, ripeto, per me Tornatore era l'irraggiungibile maestro, no? E quindi ritrovarmi, anche se con un premio ovviamente molto diverso, perché quello è il documentario, questo sì, è il cortometraggio, è stato veramente una felicità, un'emozione indescrivibile. Ecco, tu hai vinto per il corto con Maestrale, sì, ma nel tuo futuro immediato cosa c'è ancora? Corti o già pensa a qualcosa? Ma guarda, in realtà quando si parla di film d'animazione, il fatto che sia cortometraggio è una normalità, cioè nel senso che ci sono degli animatori che per tutta la vita fanno dei cortometraggi che sono dei film a tutti gli effetti, solo che durano un po' meno. Mm. Perché il lavoro che sta dietro la realizzazione di un cortometraggio d'animazione è paragonabile come risorse economiche di tempo a un film di lungometraggio con gli attori. E c'è anche una storia in ogni caso che si racconta. C'è una storia, può anche non esserci, però in generale fare 10 minuti e mezzo di animazione come tempi, sì, proprio, sì, equivalgono, sì, a girare un'ora e mezza di film, perché devi fare migliaia e migliaia di disegni, insomma, c'è un lavoro di post-produzione molto importante. Quindi io
spero insomma di continuare a fare film che siano corti o lunghi. Poi certo è chiaro che c'è in progetto, nel cassetto, un progetto di lungometraggio che sto riscrivendo con Paolo Puntacuda e che speriamo insomma possa, come dire, incontrare interesse di produttori che in questo momento ovviamente si scontrano però con una realtà che è quella della crisi cinematografica, che non ha precedenti, nel senso che di fatto le sale sono attualmente vuote, quindi riuscire a... Però supplisce Netflix, supplisce insomma la televisione, Sky, sì. Certo, non è la stessa cosa di andare nella sala. Perché basta senza il cinema in sala, che resta comunque una cosa straordinaria, perché come dicevano anche durante la serata, cioè, il dopo cinema, c'è l'elemento sociale, una cosa è vederlo a casa con mille distrazioni. Sì, sì. Tu puoi avere anche un impianto cinematografico a casa, però la magia del cinema, non c'è dubbio, non c'è dubbio. L'elemento sociale di andare là è una cosa che non può perdersi. E invece in una società mordi e fuggi, quella di oggi, dici, mamma, lo vedo comodamente a casa, sì, non sì, è sì, affatto sì, la sì. stessa cosa. Il tuo sogno nel cassetto invece qual è? Ma no, è questo, cioè... No, quando mai invece ne saranno altri? Perché tu sei ancora in procinto di vincere il cazzo premio. Guarda, sto aspettando stamattina, sono stato candidato pure al Nastro d'Argento, Capo. Che è pure importante, sto aspettando proprio la risposta se ho vinto, ma anche se non credo di farcela perché i concorrenti sono talmente importanti che per me sono stati dei modelli. E poi sì, ci sono qualche altro festival, ma soprattutto c'è anche la corsa quasi impossibile, però di fatto io grazie a questo premio posso mandare il mio film di nuovo agli Oscar, come è successo con Confino, non si sa mai, insomma. Tu sei stato negli Stati Uniti. Sono stato negli Stati Uniti, ma proprio all'inizio della mia carriera, che risale a 13 anni fa, soltanto. Cioè io prima ho cominciato a fare questo mestiere proprio relativamente da poco tempo. E quando vinsi il Festival di Taormina, fu inserito in un festival che si chiamava New Italia Cinema Events, che portava proprio i film italiani negli Stati Uniti, Russia e Olanda. E io andai proprio negli Stati Uniti insieme a Marco Risi, alla Cucinotta, insomma. E noi vogliamo di ritornare negli Stati Uniti. Ma speriamo. E anche e soprattutto alla notte degli Oscar. Questo te lo dico veramente di grande. Vabbè, quella insomma è veramente, di grande. Stiamo parlando di probabilità tipo superare la 8 come percentuale. Non mettiamo le mani avanti. Però sì. Non mettiamo le mani avanti. Allora, dicevo poco fa, il sogno nel cassetto, ma anche una storia che ti piacerebbe rappresentare, già ce l'hai in mente? Sì, c'è questa storia che ho scritto tanti anni fa, poi ho sceneggiato insieme a Paolo, che è veramente, oltre a un bravissimo scrittore, anche uno straordinario sceneggiatore. Figlio d'arte. Figlio d'arte, peraltro, di un altro grandissimo personaggio che avevamo Pintacuda, e stiamo rimaneggiando la sceneggiatura perché risale a 4 anni fa, quindi stiamo cercando di... La stiamo adattando. Adattarla sia al formato lungometraggio che a quello miniserie, in modo tale che possa essere speso in questi due modi. E però, la ripeto, siccome serve veramente una valanga di soldi, bisogna avere la fortuna di mettere insieme più case di produzione. Di trovare il produttore. Sì, sì, sì. Invece mi interessava sapere, come curiosità, nella notte in cui tu hai vinto il Davide Donatello, c'è stato questo personaggio, insomma, che ormai è, ne parlano tutti, Drusilla. Drusilla, per... Quindi com'è questo personaggio? Come è stato? Ah, io l'ho incontrato soltanto in quel frangente. Ah, soltanto nel palco. Sì, perché sia Carlo Conti che lei li abbiamo trovati direttamente là. Quindi non c'è stato un momento, diciamo. No, loro non erano. Prima c'è stato un cocktail proprio con tutti gli altri candidati, ma loro non c'erano. E allora Drusilla Ferre è un... Hai la sensazione di trovarti davanti a una persona di una ironia delicata, di un'intelligenza. Ma anche di una bravura fuori dal di un'eleganza, di una bravura che oggi cozzano un po' con la televisione a cui siamo venuti negli ultimi anni. E poi quando ti rendi conto che in realtà è soltanto un personaggio, e allora comincia a dire, ma questo è un attore veramente di una bravura senza precedenti, cioè veramente bravo. Io sono rimasto molto colpito da questo personaggio che, insieme a Carlo Conti, che resta un grande professionista, cioè il presentatore, ha dato quel valore aggiunto, secondo me, che adesso la serata è ancora molto più... Anche cantando, recitando. Ha recitato Chaplin, ha cantato, è stato veramente un gran bel momento quello di là. Sì.
Bene, grazie ancora una volta. Grazie Nico. Di nuovo a voi. Ti auguriamo veramente. È la prima volta che esce qua a Bagheria. Sì, veramente te ne siamo grati di questa tua predilezione nei confronti del pungolo, ma anche nei confronti del titolare, insomma, dell'ateliere che ci ospita, di Fantariotta, di Gaiano. Insomma, sei stato veramente molto molto carino. Ti auguriamo tantissimo tantissimo successo nella tua carriera. Ringraziamo anche i nostri spettatori che ci hanno seguito e gli diamo l'appuntamento alla prossima puntata con Pungolo Talk.